Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday 13 Store e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide, come il mio piccolo assistente, Jason. E oggi siamo qua per una nuova recensione che vede protagonista Miles Morales direttamente dall'ultimo film di Spider-Man uscito tra l'altro da pochissimo nelle sale Across the Spider-Verse Part 1. Sì, perché saranno due capitoli che andranno a formare una trilogia con il primo uscito già qualche anno fa. Allora, parliamo di Hasbro. Questa è la nostra scatola. Abbiamo un blister. Qui troviamo appunto l'artwork del film. Sul retro abbiamo la wave completa di questa serie. Quindi abbiamo Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman, Miguel O'Hara, Spider-Punk, il nemico The Spot e ovviamente Peter Parker. Bene, questa è la scatola. Prima di cominciare la recensione, volevo passare la parola al mio amico Andrea che dirà due parole sul film e poi ci rivediamo qui per la recensione. Ciao Davide, oh, eccoci qua. Perfetto, grazie per questa incredibile opportunità. Oggi vi parlo brevemente appunto del film in questione, ovvero Spider-Man Across the Spider-Verse. Breve recensione questa qui che facciamo oggi, e vi dico che il film è promosso a pieni voti, ovviamente, o quasi a pieni voti. Purtroppo il film non è un film completo, e come immaginerete, essendo solo una parte 1, non possiamo, o personalmente non posso dargli un voto totalmente positivo, ma è comunque un buon voto perché il film è incredibile. La storia è semplice: Miles Morales incombe in questo personaggio che sta facendo una rapina in un market. Questo personaggio stranissimo, tutto bianco con queste macchie nere. In realtà sono dei buchi interdimensionali che lui utilizza per spostarsi, apparire, sparire, insomma. Una cosa anche abbastanza interessante è questo personaggio ambiguo, strano, simpatico sembra quasi, che però comincia a parlare di cose altisonanti, nemesi, cose del genere. Quindi diciamo che il film dobbiamo scoprire, e Miles Morales dovrà scoprire di chi si tratta, chi è questo personaggio, mentre combatte con i problemi che un ragazzo come lui può avere, quindi con la famiglia, a cui magari manca la sua presenza in certe situazioni che potrebbero essere importanti proprio per il nostro protagonista. Quindi il film gioca tanto su questo, sia nell'ambito di Miles Morales, sia negli altri universi. Degno di nota assolutamente l'animazione spettacolare. Visivamente è stato fatto un lavoro da tre registi, gli stessi del primo film del 2018, che hanno fatto veramente qualcosa di spettacolare visivamente. È incredibile da rimanere a bocca aperta quanto sia incredibile l'animazione di questo film. Un'animazione che dovrebbe fare scuola a quelle grandi case che si sono adagiate sugli anni precedenti in cui hanno fatto grandi film come la Pixar, la Disney, la DreamWorks, che adesso stanno sfornando film molto deboli, soprattutto dal punto di vista dell'animazione. Qui si mescolano, grazie anche alla possibilità di utilizzare più universi, proprio l'animazione, si mescolano i colori, la fotografia cambia in base all'universo in cui ci troviamo, la storia anche prende toni più maturi o meno maturi, anche a livello di musiche, in base all'universo in cui ci troviamo. Quindi io credo che sia un film che va assolutamente visto al cinema. E niente, cos'altro dirvi di più? La storia poi è molto intricata, ma è difficile parlarne senza fare spoiler. Appariranno diversi Spider-Man interessanti, appariranno diversi personaggi interessanti e vedremo come andrà a finire. È stato bello rivedere Miles Morales, è stato bello vedere tutti i personaggi, alcuni dei quali avevamo già visto nel primo film, ed è bello vederlo cresciuto. Peccato il film finisca a un certo punto, probabilmente sul punto più bello, senza avere una vera fine. Questo è l'unico vero grande difetto. Poi certo, 2 ore e un quarto volano, nonostante la qualità non sia purtroppo dello stesso livello per tutte le 2 ore. Ovviamente era impossibile fare un film perfetto e purtroppo questo con la mancanza della parte finale certamente non può esserlo. Però è un film che va visto, assolutamente promosso, veramente bellissimo. Ok, eccoci con il nostro Spider-Man fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 15 centimetri. Allora, facciamo una piccola panoramica.
Partiamo dal volto. Allora, diciamo che è un po' differente dal cartone, l'hanno fatto un po' diverso, come, quasi come se fosse una caricatura di quello Spider-Man, una versione un po' rivista. Vediamo gli occhi molto larghi rispetto alla faccia. Lo snodo, possiamo guardare in su, ruotare ovviamente. Nessun difetto di painting, a parte avere un piccolo difettuccio qui dietro. Snodo alle braccia, possiamo arrivare fino a qui. Non abbiamo butterfly joint, possiamo ruotare la spalla. Abbiamo la rotazione sul bicipite. Doppio snodo qui sul gomito. E la mano ovviamente può ruotare e muoversi. Abbiamo il petto con questo painting ruvido, sembra quasi, non so neanche come descriverlo, sembra una fodera a vederla, poi in realtà è PVC. Però è stato fatto secondo me in questo modo per farlo assomigliare di più al cartone, perché come ben sappiamo il cartone è anche lui disegnato in modo particolare, sia in digitale che a mano, quindi dà quell'effetto un po' visivo strano. E diciamo che hanno cercato di fare del loro meglio per farlo assomigliare. Abbiamo lo snodo qui sul petto, uno snodo abbastanza, secondo me, esagerato. Guardate quando lo andiamo a piegare. Diciamo che l'effetto visivo è molto brutto, infatti secondo me il massimo è così, non di più perché dopo fa davvero schifo. Possiamo anche ruotare la vita, anche qui la parte blu è zigrinata, fatta con questi quadrati, molto particolare il painting di questo Spider-Man. Le gambe possiamo aprirle fino a qui. Possiamo ruotare la coscia, andare su e giù molto bene. Doppio snodo anche nel ginocchio. E lo snodo alla caviglia che si fa fatica a muovere. Praticamente è collegato il peg solamente qui sul collo. Mentre invece dietro, come potete vedere, no. E quindi a me questo sistema non piace, ma più che una questione visiva è anche un rischio di rottura, perché se io vado a piegare e invece di muovere, diciamo, lo snodo, si potrebbe anche spezzare il peg. Infatti non gira, cioè la caviglia non gira. Quindi io questo lo reputo un difetto, oltre al fatto che non abbiamo lo snodo sulla punta dei piedi, cioè i piedi qui proprio bocciati. Dietro abbiamo il ragno che a mio avviso è bellissimo, questo dietro la schiena, e anche qui abbiamo tutto il painting fatto in questo modo, ma è così su tutto il corpo, quindi il painting mi è piaciuto. E questo è il nostro Miles Morales. Ok, allora abbiamo due mani in posizione di lancia ragnatele e poi abbiamo la faccia di Miles senza maschera, che qui devo dire che è davvero fatta benissimo, sta quasi meglio senza maschera che con la maschera, questa action figure. Molto molto bella. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, io partirei subito con i difetti che sono le caviglie e i piedi. Non mi sono assolutamente piaciuti, quindi è un difetto a mio avviso enorme, soprattutto per la punta dei piedi, però vabbè, quella ormai ci siamo abituati, anzi, se dovessero metterla ci stupiremmo. Ma lo snodo nella caviglia non mi è piaciuto per niente, è proprio a rischio rottura e come avete potuto ben vedere, non gira, cioè è come se non avesse lo snodo. Magari scaldandolo un po' riusciamo a fare qualcosa, ma io
non li toccherei più di tanto. Poi non mi è piaciuta la corporatura di questa action figure è troppo mingherlino, secondo me è troppo magro, cioè nel cartone non è così. Non solo lui, anche Miguel O'Hara, l'action figure, non mi convince, adesso non l'ho avuta tra le mani ancora, ma non mi piace, nelle foto l'ho vista troppo larga nel petto e troppo magro nella vita. Non lo so, non capisco perché abbiano fatto questo stile a questa action figure. Mi è piaciuto molto il painting, quello lo ammetto, davvero bellissimo. Sia il fatto di metterci tutte queste fantasie di painting tra il blu, il nero, poi questo effetto fodera davvero bello sul petto. E poi mi è piaciuto anche il viso di Miles, il fatto che ci sia innanzitutto la seconda testa, ma poi anche come è stata fatta, secondo me. È stata fatta molto bene. Allora, questo è consigliato nonostante i difetti, perché comunque se siete fan di questo personaggio, ma soprattutto se vi è piaciuto il film come a noi, direi che l'action figure va comprata. Jason, ti è piaciuto? Sì, molto bello. Qualcosa da dire? Non mi è piaciuto tanto lo Lo snodo snodo del del petto. petto, sì, non l'ho E detto io. poi è troppo stecchino. Sì, è troppo magro. Allora, lo snodo del petto, esatto, un altro difetto, sì. È fatta così, lo stile di questa action figure io lo boccio, non mi è piaciuto. Poi prenderei Miles Morales, Gwen, Sì? Michel O'Hara Sì? e Spider-Man. Ma Spider-Man, il problema di Spider-Man è che hanno fatto l'action figure della versione del primo film. Cioè, non l'ho capita questa cosa qua. Non hanno fatto la versione del secondo film, che forse era peggio del primo. Se cioè, io avrei preferito l'action figure di Spider-Man normale col costume, invece l'hanno fatto con il pantalone di tuta. Vabbè. Bene, io detto questo, vi ringrazio come sempre di aver seguito. Ringrazio Andrea per il suo intervento. E ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere i video futuri. Lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con. Gavin. Grazie mille e ciao a tutti! Ciao.